Aci Castello in festa per celebrare il santo patrono. Diretta dalle nostre telecamere e momenti di intensa commozione. Inaugurazione di una nuova sede CiApi. L'evento si è tenuto giorno 16 nel comando dei vigili urbani. Il deputato Catanoso e il sindaco Drago spiegano il progetto di modifica del codice della strada sulla figura del parcheggiatore abusivo. Finanziamenti alle scuole dalla Regione Sicilia. Aci Castello partecipa al bando. Salve a tutti e benvenuti nel nostro TG. Di nuovo una giornata indimenticabile, quella del 15 gennaio, che ha visto tutti i castellesi raccolti intorno al patrono San Mauro. I festeggiamenti sono stati lunghi e intensi, nonostante la minaccia di avverse condizioni meteo. Sentiamo i punti salienti della giornata nel servizio di Marisa Battiato. Anche quest'anno tutto il paese di Aci Castello si è stretto attorno al santo patrono e l'ha accolto con calore per le strade, con una festa che ogni 15 gennaio aggiunge il giusto tocco di folklore ad un momento di commozione, preghiere e raccoglimento, come quello del simbolico incontro annuale con il santo. Al termine del consueto triduo di preparazione è quindi finalmente giunta la solennità del patrono. Già alle 8 si apre la giornata di festa. Alle 8.15 la prima messa animata dalla congregazione San Mauro, in cui i membri rinnovano ogni anno l'impegno associativo, alla presenza anche della confraternita di San Giuseppe. Alle 10 si compie la consueta svelata, il momento che tutti i castellesi aspettano anno dopo anno, allo sventolio dei fazzoletti bianchi, allo scampanio delle campane, ecco l'uscita del simulacro del santo patrono San Mauro. Alla svelata seguono infine le messe delle 10.30 e delle 12. In particolare nella prima, la celebrazione eucaristica è stata presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, accompagnato dai parroci delle parrocchie del comune di Aci Castello e dai sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella nostra parrocchia. Inoltre presenti le autorità civili e militari, e il sindaco Filippo Drago e le associazioni parrocchiali hanno offerto durante la celebrazione la cera al santo patrono. Altro momento atteso, quello dell'uscita del simulacro sull'artistica vara, salutato dallo sparo dei fuochi e dalle note dell'inno a cura del corpo bandistico di Aci Catena, diretto dal maestro Rosario Spoto. A seguire la benedizione dei bambini, che quest'anno sono stati davvero una moltitudine, e poi l'avvio della processione per le vie del paese. Fra i momenti peculiari, l'omaggio floreale davanti al palazzo di città, la preghiera per i ragazzi e i giovani davanti all'oratorio, la sosta presso la chiesa di San Giuseppe, la preghiera per la pace nel mondo in piazza Micale e le tradizionali callate dell'angelo in via Stazione, via Nazario Sauro e a Porta Messina. Inoltre alla Marina si è svolta la consueta benedizione del mare, mentre in piazza Castello lo spettacolo pirotecnico con fuochi finali a mare. Dopo il lungo giro, avendo già sforato di molto dal programma, il Fercolo è stato riportato in chiesa madre, dove la benedizione con le reliquie e il canto dell'inno hanno chiuso ancora una volta la giornata di festa, nascondendo dietro al drappo rosso il simulacro del santo. La città e tutti i castellesi hanno partecipato come sempre con gioia alla solennità, qui come in ogni parte del mondo grazie ai servizi della nostra emittente, che anche quest'anno si è impegnata a rendere speciale per tutti questa giornata. Commozione, devozione e folklore hanno caratterizzato i festeggiamenti in onore del patrono San Mauro. Le nostre telecamere hanno seguito in diretta i momenti più significativi della giornata, diretta trasmessa anche dall'emittente acese Canale 9. Sentiamo il servizio di Flavia Gurgone. Anche quest'anno le telecamere di TV Aci Castello hanno seguito in diretta la celebrazione del patrono San Mauro. Dalla santa messa iniziale alla svelata del santo fino al suo rientro in chiesa madre, dopo il giro per le vie del paese, le nostre telecamere, in collaborazione con Canale 9, emittente televisiva acese, hanno trasmesso fino a notte inoltrata la festività dedicata al santo.
Durante la diretta, discussa da Salvo Russo e Flavia Gurgone, i nostri studi hanno ricevuto telefonate di residenti e non che hanno voluto renderci partecipi dei loro personali ricordi della festa. Il suo nome? Sono Nino Padanè, da New York. Da New York. Da New York. Quindi ci sta seguendo in live streaming, in streaming sul nostro sito. Sì, 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 esattamente. Bene, ci fa piacere. Sì, lei è castellese di origine? Sì, sì. Evidentemente è inutile chiedere in questo momento cosa prova stare così lontano, però grazie alle nuove tecnologie partecipare comunque a quelle che sono le fasi salienti di questo, di questi festeggiamenti. Sì, sì, no, è un giorno veramente emozionante per me e per la mia famiglia pure, perché no, noi sempre ogni anno ci colleghiamo, ringraziamo tanto TV a Cicastello che ci dà l'opportunità magari di vederci, di sentirci magari vicino. Sì, no? Quella è la nostra missione, diciamo. Abbiamo voluto questo da 25 anni ed è come dire, il nostro spirito di servizio, ma non solo quello, è proprio abbiamo colto nel segno, cioè portare le immagini, in questo caso della festa patronale, nel mondo per farla conoscere a chi non la conosce, ma soprattutto ai castellesi che sono lontani. Sì, questo è vero, grazie, grazie, noi vi ringraziamo di cuore veramente, siamo veramente commossi perché... Vedo Lucia Seminare nel... Ciao Lucia, come stai? Infatti io sono entrata proprio per salutarla in diretta, io sto bene. Inoltre, personaggi illustri quali Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, Antonio Trovato, giornalista inviato di Canale 9, Giovanni Di Grazia, presidente della congregazione San Mauro Abate e padre Nino Merlino, hanno parlato del significato religioso e folcloristico della festa. Da un santo a un altro. È festa pure ad Acireale lunedì 20 in onore del compatrono San Sebastiano. Il simulacro è stato atteso dai fedeli che fin dalle prime ore dell'alba hanno affollato la Basilica Collegiata. Alle 9.30 Santa Messa, presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, per poi proseguire alle 11 con la processione per le vie cittadine. La diretta è stata trasmessa anche dalla nostra emittente televisiva grazie alla partnership con Canale 9. Inaugurata la sede per l'espletamento Ciapi, giorno 16 gennaio, presso l'edificio che ospita il comando dei vigili urbani di Acicastello. Tra gli scopi principali di questa iniziativa, contenere il fenomeno dell'esclusione sociale. Sentiamo il servizio di Erika Calcagno. Il 16 gennaio è stata inaugurata la sede per l'espletamento del progetto Ciapi, frutto di un protocollo d'intesa recentemente firmato tra l'amministrazione comunale castellese e lo stesso ente, con la presenza del sindaco di Acicastello, Filippo Drago, presso l'edificio che ospita il comando dei vigili urbani. Gli intenti di tale iniziativa sono quelli di contribuire nel creare una rete tra soggetti istituzionali pubblici, con lo scopo di voler contenere il fenomeno dell'esclusione sociale e facilitarne l'erogazione capillare sul territorio dei servizi di politica attiva del lavoro. Il progetto, a sua volta, è destinato a tutti i lavoratori svantaggiati e disabili, ai soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, ai lavoratori in mobilità già espulsi dal mercato del lavoro, i quali dovrebbero tuttavia accedere in relazione alle competenze possedute o a percorsi di aggiornamento professionale specifici o percorsi di riqualificazione, giovani di età inferiore ai 29 anni in uscita da percorsi di istruzione formativi, oppure disoccupati o NEET. I beneficiari saranno individuati per età e per status, neodiplomati e neolaureati, disoccupati ed inattivi. Con questo sportello multifunzionale vogliamo far sì che il residente di Acicastello, che ha già difficoltà perché si trova a essere inoccupato o disoccupato o a subire dei processi di mobilità certamente non voluti da lui, può avere uno sportello qui che lo accolga, che gli orienti e che gli può offrire fin dove è possibile le opportunità. Certo, il lavoro non lo possiamo inventare, però proviamo ad avvicinarlo quanto più è possibile.
Nella mattinata di venerdì 17, il deputato nazionale Basilio Catanoso e il sindaco Filippo Drago hanno illustrato presso il municipio l'importante proposta di legge modificativa dell'articolo 7 del Codice della Strada, riguardante l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Un'attività molto diffusa, difficile da estirpare, che potrebbe però subire una svolta modificando la sanzione pecuniaria in una sanzione di tipo penale. Sentiamo il servizio di Valerio Saitta. Il posteggiatore abusivo, una figura che i catanesi poco sopportano ma con il quale nel corso degli anni hanno purtroppo imparato a convivere, perché è una di quelle figure troppo difficili da combattere ed eliminare. Quando si cerca un parcheggio al di fuori delle aree in cui sono in funzione le strisce blu, è quasi impossibile non imbattersi in questi estortori che hanno trasformato un'attività illecita in una vera e propria professione, tanto da considerare il pagamento una cosa quasi dovuta. Ma nonostante siano in pochi a tollerarne l'operato, ancora meno sono le persone che se li mettono contro, poiché litigare contro uno di essi significa spesso ritrovarsi l'auto danneggiata. È dunque molto meglio pagare 1 o 2 euro per evitare di correre tale rischio, anche perché, come detto prima, combattere tale figura è quasi impossibile persino per le forze dell'ordine. Finora, infatti, la sanzione imposta per tale illecito è stata solo di una semplice multa, ma quasi tutti i posteggiatori abusivi dichiarano di essere nullatenenti e quindi far loro una multa significa non danneggiarli affatto. La situazione potrebbe però cambiare nel caso in cui l'applicazione dell'ammenda pecuniaria fosse sostituita con il reato penale, così come spiegato dal sindaco Drago e dal deputato nazionale Basilio Catanoso, intervenuti nel corso di una conferenza tenutasi in municipio lo scorso venerdì 17, in cui si è illustrata la proposta di legge relativa alla modifica dell'articolo 7 del Codice della Strada riguardante l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Proposta tra l'altro depositata dallo stesso Catanoso alla Camera dei Deputati appena 2 mesi fa. Per capire i numeri di tale fenomeno, possiamo dirvi che qualche giorno prima della conferenza a Catania, i carabinieri della compagnia di Piazza Dante avevano effettuato dei controlli per il centro storico e tra le aree dell'ospedale Santa Marta, del monastero dei Benedettini, Piazza Federico di Svevia, Piazzale Asia e le vie Sant'Euprio e Vittorio Emanuele. Dopo aver controllato e allontanato vari parcheggiatori, hanno elevato complessivamente 10 contravvenzioni da 765 euro, con contestuale confisca delle somme percepite. Ad oggi si assiste a delle sanzioni di carattere amministrativo che non procurano solamente un danno ma anche una beffa. Al contrario, la ipotesi di modificare la norma, che è vecchia dal 1992 se non ricordo male, prevede la modifica di sanzioni amministrative con sanzioni di carattere penale. Ecco, quello potrebbe essere un buon intervento per evitare una piaga così diffusa nel nostro territorio. Il parcheggiatore abusivo talvolta è solo una povera persona sfortunata che cerca di raggranellare qualcosa, ma dietro spesso si nasconde invece un'organizzazione criminale che li mette in giro, mette in crisi il cittadino, lo fa vivere male e mette in crisi anche il comune, le varie amministrazioni che, pur facendo la multa, sanno che queste multe, visto che la povera gente che le fa non ha nulla da perdere, non rientreranno nel bilancio comunale, non si sa come perseguire. Quindi tentare di perseguire colui il quale continua a fare lo stesso reato, quindi la recidiva, con una possibilità di farlo diventare un reato penale, non solo amministrativo, ci è sembrata una buona idea. Il Comune di Aci Castello ha avuto veramente il merito di riflettere su quello che è un problema quotidiano del cittadino molto spesso. Io li ringrazio e sono stato a loro disposizione per fare insieme questo disegno di legge. E adesso una breve pausa. A tra poco! Lavoro, bambini, scuola, traffico, spesa, palestra. Vuoi davvero fare qualcosa per te? Inizia facendo qualcosa per gli altri. Fatti un regalo. Dona. Essere donatore di sangue è un gesto di grande responsabilità. Semplice, rapido e indolore. Fa bene agli altri, ma fa bene anche a te. Diventa un donatore Fratres. Vai sul sito www.fratres.it e cerca la sede Fratres più vicina. E ricorda, il regalo più bello sei tu. Il Consiglio Comunale di Aci Castello ha prorogato ancora per un mese la convenzione con il servizio AMT. Questa riguarda la linea 534 che collega Piazza Borsellino ad Aci Trezza.
Sicurezza nelle scuole, un tema che di certo l'amministrazione non vuole sottovalutare e su cui il Baby Consiglio aveva già puntato nei mesi precedenti. La Regione ha pubblicato un bando per stanziare dei finanziamenti e ACI Castello vi partecipa. Sentiamo Lucia Seminara. Una scuola sicura era quanto avevano chiesto in primis bambini e ragazzi attraverso il loro baby sindaco Chiara Arcidiacono nel corso della cerimonia di insediamento del Baby Consiglio svoltasi a novembre. Vogliono la certezza di poter frequentare un istituto stando tranquilli senza il timore di farsi male o che qualcosa possa accadere. Allo stesso tempo anche i genitori vogliono stare sereni che ciò che è accaduto ai figli di altri di cui i telegiornali ne hanno parlato possa non succedere mai ai loro figli. Troppo spesso infatti si sollevano voci di protesta nei cortei di studenti che vogliono edifici nuovi piuttosto che tablet o altro. In Sicilia, proprio qualche settimana fa, è stato pubblicato un bando relativo all'edilizia scolastica da parte dell'assessorato regionale per l'istruzione e formazione professionale. Non tralasciando i progetti illustrati dal baby sindaco, il sindaco Drago ha incontrato i dirigenti degli istituti comprensivi Falcone Verga di ACI Castello e Rimini di ACI Trezza. A questi è stato illustrato il bando che scadrà il prossimo 10 marzo per individuare i punti che necessitano interventi, racchiudendosi in un progetto il cui costo non superi il limite massimo di 1,5 milioni di euro. Gli interventi ritenuti necessari sono stati individuati non solo negli edifici scolastici prima nominati, ubicati in via Dusmet e in via Cesare Battisti, ma anche in quelli di Ficarazzi in via Tripoli, dove si trova la scuola elementare, e di Cannizzaro. Bisogna attendere quanto sarà finanziato tra qualche mese, facendo sì che nel frattempo si prendano provvedimenti ove è necessario, come la chiusura delle palestre di ACI Trezza e Ficarazzi nei mesi passati per dei crolli che si erano verificati. Venerdì 17 gennaio, nei locali dell'oratorio di ACI Castello, si è tenuta la presentazione del libro di Giuseppe Savagnone, Educare nell'epoca della postmodernità. Molteplici i temi che sono stati trattati riguardanti la frammentazione dell'io e di come l'educazione in questo sia molto importante. Sentiamo per noi Erika Calcagno. Lo scorso 16 gennaio presso l'oratorio di ACI Castello si è tenuta una conferenza relativa alla presentazione del nuovo libro di Giuseppe Savagnone, Educare nel tempo della postmodernità. Un incontro, quello con Savagnone, che ci fa tanto riflettere su questioni che forse potrebbero a prima istanza sembrare superficiali, ma non è così. Spesso, come afferma lo scrittore, ci sono problemi che si vengono a creare nella nostra società, insiti nel nostro contesto culturale, ed è come se di questi problemi l'individuo mostra una sua inconsapevolezza, che in realtà è falsa. Fortunatamente oggi si vive in una società moderna, mentre prima si era monolitici, conformi alla regola. Adesso i ragazzi vivono e vanno alla ricerca di cose inesplorate. Ci sono tante esigenze e noi possediamo tanta ricchezza. Tutto ciò a sua volta crea una sorta di disagio in noi stessi, una frammentazione del nostro io in tanti elementi e che spesso entrano in conflitto tra di loro, senza averne il controllo, senza riuscire ad avere chiarezza. Ed è proprio a questo punto che Savagnone afferma che in un caso del genere, un caso che accomuna tutto il resto della società, è importante trovare la pace, a capire cosa conta e cosa no in tutta questa molteplicità che porta ad essere disorientati. Qui entra in gioco l'educazione, che può essere un modo per riuscire a fare chiarezza, poiché essa non deve costringere l'individuo a rinunciare alle proprie passioni, ma farlo venire incontro ad esse e man mano fermarsi, assimilare il tutto per capire bene cosa vuole. Concludendo, lo scrittore sostiene che la libertà di oggi porta l'individuo a vivere chiuso in se stesso, a pensare solo alle sue cose. Ma non dimentichiamo che noi stessi siamo il frutto delle interazioni con gli altri e siamo noi a scegliere la comunità con cui relazionarci. Quindi non bisogna rifiutare la molteplicità che la società ci offre, ma saperla domare educando anche i propri figli ad affrontare il tutto. Poiché, essendo giovani, la loro entità, piena di frammenti, risulta poco chiara e sono infelici. E con questo è tutto. Vi ricordo che questa edizione del nostro TG sarà disponibile nella sezione Archivio TG del nostro sito www.tvacicastello.it. Da parte mia e di tutta la redazione, una buona giornata!